Oggi è mercoledì 22 aprile 2020 ed è la giornata mondiale della Terra. Ebbene sì, sono 50 anni che esiste questa giornata e ha saputo coinvolgere 1 miliardo di persone in progetti e in discussioni inerenti all'ambiente. È vero, molti obiettivi devono ancora essere raggiunti, però credo che sia fondamentale questo tipo di discussione proprio per far emergere le contraddizioni rispetto ai comportamenti di noi cittadini e di noi amministratori. Perché il tema dell'ambiente, la capacità del nostro territorio di essere resiliente, per esempio, ai cambiamenti climatici, bene, è un argomento sicuramente importante, che non va ricordato ovviamente solo un giorno all'anno, ma i dibattiti non, come dire, non devono mai mancare. Ebbene, io credo che la città metropolitana di Torino, una delle città metropolitane più grandi d'Europa, debba fare la sua parte. Lo stiamo facendo immaginando il nostro territorio in maniera globale. Non si tratta solo di incombenze attraverso i temi appunto delle VAS, delle vie, dei rifiuti, ma noi dobbiamo immaginare il nostro territorio, i nostri parchi, i nostri ambienti come luoghi nei quali è possibile una rinascita anche e soprattutto dopo questo momento di pandemia globale. Siamo appunto all'interno di una situazione emergenziale sanitaria e spesso anche solo fare una passeggiata all'interno dei nostri parchi ormai è un sogno. E allora forse in questo momento possiamo ripensare al nostro ambiente e a quello che possiamo fare, soprattutto attraverso i giovani. Io devo ringraziare molto i ragazzi del Friday for Future e la piccola Greta, che hanno saputo in ogni giorno, in ogni momento, riuscire a portare nel dibattito internazionale i temi dell'ambiente e la capacità di resilienza della nostra terra. Quindi nella giornata appunto dedicata al nostro pianeta, alla nostra terra, io credo che i giovani potranno davvero darci gli obiettivi da perseguire e insieme a loro dobbiamo proseguire per questo cammino. La città metropolitana di Torino sta facendo la sua parte con progetti come UpVer oppure con Ci basta un pianeta, proprio per coinvolgere i ragazzi nei temi dell'ambiente. E allora, appunto, una giornata come questa, in un momento così drammatico nel nostro pianeta, è a mio parere fondamentale perché si possono lavorare sugli obiettivi da realizzare e fare il punto su quello che stiamo già portando avanti. Quindi buona giornata della Terra a tutti.